tutti, benvenuti nel mio canale La maglia di Rossella. Oggi faremo, scusate qui che mi sono fatta male, sono tagliata con i coltelli. Allora, dicevo, oggi faremo questo tutorial, questo punto semplicissimo, un punto intrecciato eseguito all'uncinetto. È double face, non ha dritto e rovescio, diciamo così, anche perché viene lavorato una volta così e quindi chiaramente non ha dritto e rovescio. È semplicissimo da fare, adattissimo per principianti. Ci potete realizzare quello che volete, sia che fate una maglia, che una copertina, un giacchino da neonato. È molto versatile, potete fare quello che volete, insomma, non è un punto difficile. Allora, intanto montiamo un po' di catenelle. Io ne monterò una quindicina, non di più, perché tanto si vede subito il punto. L'importante è che siano di un numero pari, perché il punto è un multiplo di 2. Quindi vi faccio vedere. Al limite io me ne monto così qualcuna, ma ecco qua. Allora, 1 e 2. E andiamo qui a fare. Allora, questa è la catenella, diciamo, di base. Ne saltiamo una, andiamo in quella successiva e facciamo una maglia alta. Torniamo nella maglia che avevamo saltato, questa qui, e facciamo nuovamente una maglia alta. Poi di nuovo questa la saltiamo e questa andiamo a fare una maglia alta. E torniamo sui nostri passi, sulla maglia che avevamo saltato e nuovamente facciamo una maglia alta. Praticamente il punto è tutto qua, niente di diverso. Quindi questa la saltiamo, andiamo in quella successiva, facciamo una maglia alta, torniamo indietro e facciamo nuovamente una maglia alta. Quindi continueremo così per tutta la nostra catenella. Quindi una maglia alta, torniamo indietro e facciamo un'altra maglia alta. Ah, mannaggia. Eccola qui. Saltiamo una maglia, andiamo in quella successiva, facciamo una maglia alta. Torniamo indietro nella maglia che abbiamo saltato e andiamo a fare una maglia alta. Ancora saltiamo, andiamo qui. Una maglia alta. E poi ancora nella maglia che abbiamo saltato facciamo una maglia alta. Ecco perché è un multiplo di 2. È un multiplo di 2 perché si avanza 2 per 2. Ecco qua. Andiamo ancora avanti, questa la saltiamo, andiamo in quella successiva, una maglia alta, torniamo indietro e facciamo un'altra maglia alta. Saltiamo questa, andiamo qui, facciamo una maglia alta, torniamo indietro e di nuovo una maglia alta. Nell'ultima maglia faremo una maglia alta singola, come abbiamo fatto all'inizio, che avevamo fatto 3 maglie alte, eccolo qua. Andiamo e giriamo 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro. Adesso andiamo a lavorare su sempre. Il procedimento è sempre lo stesso, non cambia. Quindi questa la saltiamo e andiamo nella successiva. Torniamo indietro. Di nuovo questa la saltiamo e andiamo nella successiva. In questa maniera avremmo questo punto incrociato in fila, cioè vedete così, un punto incrociato sull'altro. Eccoci qua. Qui e torniamo indietro di uno. Tutto qui, non c'è altro. Aspettate che finisco questo giro. Ecco, quasi finito.
molto facile, come vedete sono solo maglie alte. L'unica cosa è saltare una maglia e andarlo ad incrociare, appunto si chiama punto incrociato. Eccolo qua. Ecco qui, questo va qui, questa ancora torniamo indietro e nell'ultima faremo solamente una maglia alta. Si può anche sfalsarlo, cioè nella prima lavoriamo una maglia alta e andiamo a sfalsarlo lavorando nella qui, saltiamo ovviamente di uno come abbiamo fatto fino adesso e torniamo indietro. In questa maniera vi faccio vedere, viene sfalsato. Quindi questa è una scelta vostra a seconda come vi piace di più, vedete? Vedete, viene sfalsato. A me piace molto di più tutto in riga, però a voi la scelta, come dico sempre. Tutto qui, abbiamo finito, siamo stati velocissimi con questo tutorial. Vi ringrazio per averlo visto fino alla fine e lasciate un like, un commento, condividete, se potete condividete sulla vostra pagina Facebook o dove volete, insomma su Twitter, dove volete. E niente, iscrivetevi al mio canale ovviamente. Io sono su Facebook, la maglia di Rossella, quindi se per qualsiasi cosa inerente a questo punto avete bisogno di me, non fate complimenti, chiamatemi, mandatemi un messaggio come volete. Ciao a tutti e grazie ancora.